Sono tempi difficili, tempi dove vi sono persone che non dormono abbastanza perché hanno la mente piena di problemi, ad esempio non trovano lavoro, mentre altre, pur avendo la fortuna di avere un lavoro, vivono problemi cagionati da colleghi, ad esempio diffamazione, mobbing, oppure la quantità di lavoro affidatagli è tale da richiedere il sacrificio di ore di sonno. Qualunque sia la causa per cui un essere umano si privi di sonno, sappia che varie ricerche hanno concluso che tale abitudine favorisce la comparsa di tanti problemi, sia psicologici che fisici. È mio interesse che voi e le persone che amate siate in salute e sereni, poiché solo in condizioni ottimali potete avere quella lucidità che vi consente di non essere strumentalizzati dai poteri forti e ancor meno condizionati. La mancanza di sonno determina infatti un aumento dell'emotività di circa il 60%, quindi sareste più influenzabili. Non a caso, nelle tecniche di condizionamento mentale, si impedisce quanto più possibile ai soggetti di dormire. La mancanza di sonno comporta anche il sentirsi soli, abbandonati, favorendo quindi la tristezza o l'insorgere della depressione. Il non riposare a sufficienza influisce anche sulla memoria. Infatti si diventa distratti, si dimenticano date, ricorrenze, con tutte le conseguenze spiacevoli e stressanti che ne derivano. Purtroppo anche i riflessi subiscono l'effetto della stanchezza, così come i tempi di reazione. Ad esempio, quando avete sonno, evitate di guidare. Il sonno incide anche sulla coordinazione. Infatti si diventa goffi nei movimenti, ci si inciampa, si fanno cadere gli oggetti dalle mani. Dormire meno di 7 ore, inoltre, aumenta di varie volte la possibilità di contrarre l'influenza e quei fastidiosi raffreddori stagionali, in quanto si abbassa la normale attività delle difese immunitarie, fra l'altro già compromesse dalle alte dosi di stress quotidiano cagionate dalla frenetica vita moderna. Ma la privazione di sonno determina anche problemi estetici. Oltre alla pelle che cambia di aspetto diventando opaca, raggrinzendosi o gonfiandosi, oltre alla diminuzione del tono e della forza muscolare, si osserva anche un considerevole aumento della massa grassa. L'obesità, che fra l'altro crea ulteriori problemi di salute, ad esempio malattie cardiache, viene infatti favorita dalla mancanza di sonno, poiché quando il corpo è stanco aumenta la produzione dell'ormone della fame, chiamato grelina. La debolezza del sistema nervoso vegetativo, percependo che l'organismo resta sveglio anziché addormentarsi come dovrebbe, scambia appunto la mancanza di sonno per mancanza di cibo. Inoltre, anche resistendo all'impulso della fame, si prenderebbe peso lo stesso, perché dietro tale stimolo l'organismo passa in modalità accumula grassi e rallenta il metabolismo. Anche in questo caso il sistema nervoso vegetativo commette un errore di valutazione. Pensa infatti che manchi il cibo, per cui rallenta le funzioni che bruciano gli alimenti incorporati. È il motivo per cui, quando si fanno drastiche diete, non appena si riprende a mangiare, purtroppo si riprendono anche tutti i chili perduti più gli interessi. Inoltre, non solo occorre dormire bene, ma anche negli orari corretti, cosa che è molto difficile in quanto la luce artificiale impedisce al corpo di seguire il suo orologio interno, che altrimenti sarebbe geneticamente programmato per seguire il ritmo veglia-sonno secondo le ore di luce e di buio. La mancanza di sonno e lo stress provocano addirittura la perdita di inibizione di contatto fra le cellule. Si tratta di un meccanismo fondamentale alla sopravvivenza, in quanto il suo venire a mancare determina la proliferazione incontrollata da cui poi scaturiscono le patologie tumorali. Sarebbe un bene per tutto il genere umano, specie quello appartenente alla frenetica vita occidentale, il riuscire a ricreare un sistema sociale, psicologico, lavorativo, che consenta il ritorno alla semplicità perduta. E non a caso genuinità è sempre stato sinonimo di salute.